ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Siamo partiti stamattina su richiesta della sala operativa regionale, quindi noi come associazione di protezione civile Val Pescara abbiamo messo in campo i nostri mezzi con delle idrovore e dei moduli antincendio proprio per dare aiuto alla popolazione marchigiana. Quanti uomini sono partiti? Della nostra associazione sono partiti 3 uomini, però in totale saranno circa 50 di volontari con mezzi di ogni tipo, a partire da pick up, moduli antincendio, idrovore, bobcat, quindi qualsiasi tipo attrezzatura. Sono una colonna mobile formata da circa 20 automezzi. Antonio Romano, presidente della Protezione Civile Val Pescara, non ha potuto raggiungere i territori marchigiani maggiormente colpiti dall'alluvione di giovedì assieme agli altri volontari, ma ha organizzato la macchina dei soccorsi. Un'ondata di maltempo anomala, dice, ma i volontari della Protezione Civile devono sempre farsi trovare pronti a intervenire nei luoghi del disastro per dare il proprio supporto. Ovviamente questa ondata di maltempo non era stata preventivata. Però naturalmente il momento che accade si chiede supporto alla regione, alle regioni limitrofe per poter essere d'aiuto, quindi la regione Marche tramite il dipartimento ha chiesto supporto dell'Abruzzo e l'Abruzzo si è attivato immediatamente. Ma come si opera poi sul campo? Noi volontari siamo pronti su questi tipi di intervento, quindi la cosa più importante da fare è quella di affrontare la situazione innanzitutto con tutti i DPI necessari, in modo da essere noi tranquilli ed evitare che qualcuno di noi si faccia male. E quindi poi in quel momento c'è il grande cuore del volontario che interviene, naturalmente sempre rispettando determinate regole e ordini che vengono dati da persone competenti, parliamo di vigili del fuoco, funzionari della regione Abruzzo. Ecco anche qualche consiglio a chi si trova di fronte a una situazione emergenziale. Tenersi a tutto quello che viene detto in questo caso normalmente dai sindaci, quindi raggiungere dei punti di ritrovo, mettersi in sicurezza e aspettare che loro venga ripristinato il tutto. Cercare di non intralciare il lavoro dei volontari.